Allora, teoremi di Gershgorin. Anzi, cerchi di Gershgorin. Ok. Allora, prendiamo una matrice A. A è fatta A1, 1 quadrato, ovviamente. A1, n. AN1. ANN. Ok. Allora, supponiamo che in questa abbiamo un valore lambda I. Quindi io avrò un vettore V. Una dolore lambda avrà un vettore V tale che a V è uguale a lambda V con V diverso da 0. Adesso indico con V con I, allora indico con I, allora valore assoluto di V con I uguale al massimo per j che va da 1 a n, v con i 0, facciamo così, no, la chiamiamo v con i, di v con j, cioè ci sarà una coordinata sulla quale si realizza questo massimo. Io vado a prendere tutte le coordinate di v, ok? Adesso vado a prendere v doppio, che è uguale, ovviamente questo massimo è diverso da 0, perché altrimenti voleva dire che il vettore era nullo e un vettore nullo non può essere un vettore. Adesso vado a prendere V doppio, che è uguale a V fratto il valore assoluto di V con I, cioè divido tutte le coordinate, addirittura, anzi, fratto V con I proprio, senza valore assoluto. Ok? Allora, qual è la questione? Che V doppio I, quindi per esempio se questo massimo viene a 5 prendo V quindi, questo è uno scalare, questo è un vettore, questo è uno scalare, prendo V doppio I in modulo, quanto fa? Fa V con I in modulo tratto V con I in modulo fa 1, mentre se vado a fare tutte le altre coordinate V doppio J in modulo, questo fa VJ in modulo tratto V con I in modulo, questo è minore o uguale. Quindi questa qua sicuro fa 1, anzi questa fa 1 anche senza modulo, gli altri in modulo sono più piccoli, o sono 1 o sono di meno, ok? Adesso andiamo a vedere come è fatto a V doppio. A V doppio è uguale da una parte a V doppio coordinata iesima, è uguale a somma di per j che va da 1 a n di aij v doppio j. Ma questo deve essere uguale a lambda v doppio i. Ma v doppio i fa 1. Quindi questo qua deve essere uguale. Allora, riscriviamo questa cosa. Allora, qua ho la somma per j che va da 1 a n, j diverso da i, aij in doppio j. Allora, questo qua deve essere uguale a lambda meno aii, perché lambda e ai moltiplicano un doppio i,
V2P fa 1, me lo porto in là e ottengo questo. Adesso passo ai moduli. Questo è uguale a questo, ma questo è minore o uguale per la disuguaglianza triangolare J diverso da I di A di J per modulo di W J. Ma questo sotto è minore o uguale della somma per J che va da 1 a N, J diverso da I, del modulo di IJ. Se io so che sono reali, allora in realtà questo qua 10
c'ha uno, il raggio? Raggio 3. Sì, scusate, 103 e raggio 1. E mettiamo, scusa, faccio piano. E raggio 3. Mi sapete dire dove stanno gli autovalori? Ma quanti stanno qua dentro e quanti stanno qua dentro? Quando ce ne stavano qua dentro questo cerchio? Uno. Qua
e quindi in partenza ce ne devono stare due, perché siccome questi due insiemi, questo e questo, partono staccati, in matematica si può rendere questa cosa, si può rendere rigorosa tramite un procedimento che si chiama omologia. Siccome partono staccati, non può un autovalore, anche muovendosi in funzione di T, fare il salto e andare dall'altra parte, perché questo implicherebbe una dipendenza da T che non è continua, perché quelli si vanno a staccare sempre di più. Immaginate, questi si vanno a separare e quello a un certo punto, questo qua da qua deve sommare qua, come fa? Non può. Quindi, che vuol dire? Questo vuol dire che in partenza ce n'è uno per cerchio? No, perché magari anche i due autovalori possono stare anche tutti e due qua. Quando però questo si stringe, questo qua ha fatto tempo, fino a che questi erano connessi, ha fatto tempo a muoversi, a passare l'altro cerchio, e quando si stacca, effettivamente, quando si stacca, deve stare uno di qua e uno di là. È chiaro? Quindi, quando voi avete gli n cerchi di Kashkorin, se questi cerchi, facciamo conto che i cerchi di Kashkorin erano 10, ce ne avete tre gruppi, un gruppo da 3 attaccati, un gruppo da 4 attaccati e un gruppo da 3 attaccati, che però tra di loro sono sconnessi. Quanti autovalori ci stanno nei tre insieme? Nel primo ce ne stanno 3, nel secondo ce ne stanno 4, nel terzo ce ne stanno 3. Se invece cambiate la T, quelli si staccano, per quel valore di T ce ne stanno uno per quattro, se si sono staccati più volte. Chiaro? Questa è un'informazione utile, che può essere utile per andare più o meno a localizzare, già io so dove mi devo andare a concentrare e andare a cercare di autovalore. Va bene? Ok. Allora, adesso andiamo a spiegare che cos'è una matrice simmetrica, che cos'è una matrice euclidiana, perché sono importanti, unitarie perché sono importanti. Cos'è una matrice ortogonale, cos'è una matrice unitaria, cos'è una matrice simmetrica, cos'è una matrice euclidiana. Allora, come si fa il prodotto scalare canonico? Quando io scrivo x scalare y su Rn, come si fa? Quindi si fa somma di xj, x con y, se volete, finché va da 1 a n. Allora, questo prodotto scalare gode di tre proprietà. Prima proprietà, x scalare x è maggiore o uguale di 0 e x scalare x è uguale a 0, se solo se x è maggiore di 1. Seconda proprietà, x scalare y uguale a y scalare x. Ma questo vale per ogni x appartenente a Rn, questo per ogni x y appartenente a Rn. La terza proprietà, lambda x1 più mu x2 scalare y uguale lambda x1 scalare y più mu x2 scalare y per ogni x1 x2 x appartenente a Rn. Allora, avere un prodotto scalare è una cosa rara. Allora, questo è il prodotto scalare canonico che gode di queste tre proprietà. Una operazione che va, perché prende due vettori e mi restituisce un numero reale,
Perché bilineare? Perché questo lo lascio per l'esercizio, che è roba del primo anno. Se io ho la combinazione lineare invece che a sinistra la metto a destra, tramite la simmetria voi la scaricate a sinistra, poi la portate fuori, poi vi scambiate e ottenete che è lineare quella dall'altra parte. E abbiamo queste ordine. Quindi un prodotto scalare, una forma bilineare definita positiva, in analisi pretendiamo che sia definita positiva, in geometria no, a volte non pretendo che sia definita positiva. Però per noi sarà definito così. Poi vedremo che questo che c'entra con gli errori. Adesso, sempre su RN, se voglio fare un altro prodotto scalare, come devo fare? Devo fare così. Cioè, si dimostra che tutti i prodotti scalari sono fatti così. Dove? Ah, però, siccome questo deve essere uguale ad ax scalare x, ma questo deve essere uguale a questo è sempre il prodotto scalare canonico, ax scalare a y, ma siccome questo è facilissimo mostrare che è uguale a x scalare a trasposto y, siccome questo deve essere vero per ogni x e y di Rn, un banale esercizio prova che a deve essere uguale a trasposto. Cioè, affinché, se questo deve essere un prodotto scalare, allora noi lo chiamiamo così, prodotto scalare x, anzi, scriviamo meglio così, x, y, a uguale def a x scalare x. Dove, quando ci mettiamo le parentesi, le bracket usuali, significa prodotto scalare x. Allora, se viene definito così, affinché sia un prodotto scalare, una condizione necessaria è che A sia una matrice? Sì? Simmetrica, per forza. Se no non è. Se no il prodotto scalare non è simmetrico. Se non è simmetrico, la matrice è simmetrica. Poi, la linearità serve dal fatto che la moltiplicazione per una matrice è lineare, quindi non ci sono problemi. Poi ci vuole anche quest'altra condizione, che siccome x, x, a, questo è uguale ad a, x, x, deve essere maggiore o uguale a 0, questo che significa? Questo poi dimostriamo, già si può intuire, secondo voi che significa? È uguale a 0 se solo se x è vettore nullo. Uguale a 0 se solo se x è uguale a vettore nullo. Quando è che può succedere questa cosa? Allora, vediamo un po', supponiamo che V, che AV è uguale a lambda V. Allora, quando tu vai a fare AV, quando ti viene? Lambda, lambda V al quadrato. Ma questo deve essere maggiore o uguale a 0. È uguale a 0 se solo se V è vettore nullo. Quindi cosa ne puoi dedurre? Una condizione necessaria, la necessità si vede subito. Se questo è maggiore di 0 e questa è una norma quadrata che è positiva, la vuoi togliere, cosa ottieni? E tutti gli atomi lo vedono essere positivo. Esatto, A deve essere definita positiva, non può avere neanche dato valore nullo, perché se c'è dato valore nullo qua c'è di 0, qua era diverso da 0 e ottenevi che per un vettore diverso da vettore nullo veniva a 0. Quindi sicuramente se diciamo se a x è un prodotto scalare, la matrice A deve essere definita positiva. Viceversa, si può provare, poi magari facciamo la prossima volta, che se A è definita positiva effettivamente è simmetrica, quello effettivamente è un prodotto da no. Ok. Thank you.
Andiamo a vedere che succede però se stiamo su Cn. Su Cn, come è definito il prodotto scalare stavolta? Non si chiama prodotto scalare, si chiama prodotto ermi, prodotto ermitiano. C'era qualcosa che non andava, ho scritto qualcosa di male.
Allora, prima cosa che ho detto, questa era y a e che poi era ax y, no, cioè ax y c'era da prima, era prima, ho detto qualche fesseria. Allora, si può vedere più facilmente, allora questo posso scrivere y a x coniugato, a questo è uguale a questo. Allora, da questo quadrante direttamente, prima l'ho scritto male, evidentemente, però è la stessa cosa. Questo, se lo scarico dall'altra parte, vabbè, si può vedere anche direttamente, quindi, cioè andiamo a scrivere, facciamo prima. Questo è somma, allora chi è? Questo qua è somma di ax ij yj coniugato, somma per j ax j per yj coniugato, somma per j che va da lontano, ricordate? Coordinata, ma questo qua chi è axj? Ax j uguale alla somma per i che va da 1 a n di a i j x j di allora somma di a j x j a j x scritto così, vabbè, se no cambiamo in, facciamo questo è i, questo è i, questo è i, allora, questo è i e questo è g, questo è i g. Quindi andando a sostituire, qua mi viene la somma per i che va da 1 a n della somma per j che va da 1 a n di a in j x con i y. Qua era x con j, y con i coniugato. Dall'altra parte, qua ci metto una matrice B. Allora, chi mi viene? Mi viene la somma per i che va da 1 a n di x con i by, quindi viene la somma, stavolta ci voglio mettere l'indice, lo voglio chiamare j, x con j, by, j, tanto l'indice è un indice nudo, quindi qua dobbiamo somma per j che va da 1 a n, x con j, poi qua devo fare somma per i che va da 1 a n, b, j, i, per y, i, coniugato. Adesso questa somma la porto fuori,
va da 1 a n, somma per j che va da 1 a n, x con j, y coniugato, e mi viene bji. E da quest'altra parte mi viene aij, vedete, viene la stessa somma, soltanto che qua viene bji e qua viene aij. Attenzione, qua è la coniugato era tutto, quindi il coniugato stava anche qua, quindi viene che aij deve essere uguale a bji coniugato. Naturalmente questo non viene guardando un'unica somma, siccome io gli x con i, x e y li posso scegliere come mi pare, quando scelgo tutti gli x con i uguale a 0 per una coordinata che vale 1 e tutti gli y con j uguale a 0 per una coordinata che vale 1, a 1 posso isolare tutti questi elementi della matrice e far vedere che a 1 deve valere questa qua. Quindi che significa? Che come prima, seppur siamo andati troppo di fretta, doveva venire la matrice simmetrica, questa volta la matrice deve venire uguale alla propria trasposta coniugata. Ovviamente se la matrice è complessa, se la matrice è reale, è la stessa condizione di prima, perché il coniugio non opera. Trasposta coniugata o coniugata da trasposta è la stessa cosa, le due operazioni tra di loro comodano. Quindi questa matrice qua, la trasposta coniugata, si indica con A star, quindi D star è uguale a trasposta coniugata. E allora dire che la matrice qua è la trasposta coniugata si dice che la matrice è ermitiana. Ermitiana perché vi dà un prodotto ermitiano. Però c'è, se vi ricordate, c'era ancora l'altra condizione da verificare, cioè che, che anche per il prodotto ermitiano AXX deve fare maggiore o uguale di 0. Ma come è fatto a... Allora, ci siamo fino a qui, posso cancellare questa parte della lavagna? Ok. Se ci siamo fino a qui, io queste cose vado un po' veloce perché sono cose del primo anno, non è che sono cose. Allora, quando vado a fare AXX, supponiamo che questa, io so che A uguale a star. So che AX è uguale a lambda X. Allora questo da un lato deve essere lambda XX e qua deve essere lambda XX. Andiamo fino a qui. Però questo qua deve essere anche X A star X. Questo deve essere uguale a questo. Ma siccome la matrice ermitiana viene x a x, questo viene x lambda x, questo viene lambda coniugato x x. Ora, siccome x era un vettore, quindi era diverso dal vettore nullo, questo è il prodotto ermitiano canonico, quindi questo è diverso da 0, quindi lambda rimane come conseguenza che lambda è uguale a lambda coniugato. Quindi una matrice ermitiana come deve avere gli autovalori? Tutti reali. E se vogliamo che dia luogo a un prodotto ermitiano, come devono essere gli autovalori? Come prima, devono essere tutti positivi. Cioè la matrice ermitiana, se volete che dia un prodotto ermitiano, deve essere definita positiva. In geometria si dice una matrice ermitiana perché non si pretende che il prodotto sia rispetti la regola 1. In analisi invece per l'analisi i prodotti ermitiani sono quelli con le matrici ermitiane definite positive, i prodotti scalari sono quelli con le matrici simmetriche definite positive. In geometria si prendono matrici simmetriche, matrici ermitiane, poi si va a vedere gli autovalori negativi danno. Ci saranno altri problemi, però si destra altre cose che contano, gli autovalori positivi, gli autovalori negativi, eccetera. Va bene? Quindi queste sono le cose proprio basse. Stiamo richiamando dal primo anno. Andiamo a vedere invece adesso.
adesso che cos'è una matrice unitaria, anzi prima ortogonale. Ortogonale già l'abbiamo incontrata, se vi ricordate. Che vuol dire ortogonale? Ortogonale vuol dire che M trasposto è uguale a M a meno 1. Qual è la proprietà di una matrice ortogonale? Che se io ho X, scalare Y, no? Con prodotto scalare canonico, e allora se vado a fare MX scalare MY, no? Questo lo posso scrivere come X M trasposto M Y, che abbiamo detto quando faccio il prodotto scalare quello lo posso scaricare dall'altra parte, ma M trasposto M fa Y, quindi questo deve essere uguale a X scalare Y. Cioè una matrice ortogonale mi rappresenta una trasformazione da Rn in Rn che conserva i prodotti scalari, in particolare conserva anche le norme, perché la norma di x quadro è uguale a x scalare x, che è uguale a mx scalare mx, che è uguale alla norma di mx al quadrato. Ma se conserva le norme, conserva anche le distanze, perché la distanza di x da y al quadrato è uguale a x meno y scalare x meno y, che è uguale a m per x meno y scalare m per x meno y, che è uguale scalare è uguale a mx meno my, norma quadrata. Quindi vedete che quando io applico m, i punti che avevano una certa distanza dall'origine c'erano sempre la stessa distanza dall'origine, i punti che avevano una certa distanza tra loro sono sempre una certa distanza tra loro, e i prodotti scalari tra due vettori rimangono qua. Quindi che cos'è? Questo è un movimento rigido, cioè praticamente una rotazione a meno di un ribaltamento, perché anche se io prendo tutte le coordinate e cambio segno solo a una coordinata, anche quello è un movimento che conserva questa proprietà. Si può dimostrare che queste sono le possibilità, ce ne stanno altre. Da che dipende se è una rotazione o una rotazione più un ribaltamento? Dipende dal determinante di m. Se vi ricordate, avevamo visto che il determinante di m o faceva 1 o faceva meno 1. Se fa 1 è una rotazione, se fa meno 1 è una rotazione più un ribaltamento. E un ribaltamento vuol dire che quando la diagonale inizia c'è tutti i valori uguali a 1, tranne 1 che è uguale a meno 1, e quello lì è quello che ti dà il ribaltamento. Ovviamente il ribaltamento lo puoi fare dove, cioè tu il ribaltamento lo puoi mettere rispetto alla variabile che vuoi, rispetto al piano che vuoi, basta soltanto un ribaltamento che cambia il segno al determinante, poi automaticamente ottieni la rotazione. Okay? Adesso andiamo a vedere come si trasporta questo nel discorso complesso. Nel discorso complesso stavolta, se io scarico la matrice dall'altra parte, la matrice è astratta. Quindi se io voglio Qx scalare Uy, questo è X scalare U star Uy. E se voglio che siano uguali, bisogna che U star sia uguale a U a meno 1, ovvero che U star U sia uguale a I. Una matrice del genere si chiama unitaria. Fate attenzione che se adesso applico Bini, io devo fare il determinante di U star per il determinante di U uguale a 1. Ma questo determinante non è uguale al determinante di U, ma è il determinante di U coniugato, perché U star era la trasposta,
fino a che faccio la trasposta determinante non cambia, ma poi c'era il coniugio, e il coniugio tutte le somme dei prodotti si può portare, coniugato della somma, la somma dei coniugati, coniugato il prodotto dei coniugati, quindi alla fine determinante, coniugato, determinante della coniugata, la coniugato del determinante. Quando vado a fare questo prodotto, quindi qua mi viene il modulo del determinante di 1 al quadrato vale 1, quindi ottengo che il modulo del determinante di 1 è uguale a 1. Quindi che cosa ottengo? Per esempio, se U è una matrice 2x2, il determinante di U, se U è unitaria, non è affatto detto che faccia 1 o meno 1. Il determinante di U, se è una matrice 2x2, deve stare sulla circonferenza di raggio 1. E questo spiega molto meglio il caso reale, perché i numeri reali che stanno a questo qui sarà solo 1 o meno 1. Però nel caso complesso può essere un qualunque numero della circonferenza unitaria. Ok? Quindi la matrice in questo caso si chiama unitaria. Ok? E la matrice unitaria, se vi fate il conto, anche lei conserva le norme, conserva i prodotti scalari e conserva gli angoli. Conserva le distanze. Va bene. E anche lei. Va bene. Per adesso. Però basta. Allora, noi ci vediamo, penso, giovedì.